Buonasera e ben ritornati al Laboratorio Salute, l'appuntamento mensile con il dottor Giovanni Giannotti, l'ideatore della medicina e degli ibridi omeopatici. Buonasera e ben ritornato qui ai nostri studi. Dottore, come Buonasera. sta? Tutto bene? Benissimo, grazie. Allora oggi abbiamo deciso di affrontare una tematica piuttosto diciamo, interessante, ovvero le nevrosi del terzo millennio. Diciamo che queste patologie, queste malattie mentali non colpiscono soltanto la gente comune, ma anche i VIP o comunque le persone note. Quindi abbiamo deciso di partire da due volti che eh, sono conosciutissimi sul volto, cioè sulla televisione e al grande schermo tipo al cinema. Uno degli attori che ha dichiarato di soffrire di, un, di questo tipo di patologia è Carlo Verdone, l'attore. Infatti c'è proprio il titolo eh, che è stato pubblicato, La mia vita da malato immaginario. Allora, vediamo un pochino, eh, l'attore spiega come è nata l'ossessione per la salute e la medicina. Solo mettendomi a nudo sono riuscito a superare le paure. Tanti colleghi mi chiamano per chiedere una diagnosi, <ride> che è talmente ha esperto <ride> che potrebbe essere ha fatto un, un medico, eh? medico. ci ha un film. fatto pure un film. E, incredibile. E Carlo Verdone si sì, è un personaggio che dicono che vada, vada in vacanza con due valigie piene di, di, di medicinali. Il problema è che purtroppo eh, ci vorrebbe la medicina dei libri emopatici per farlo guarire. Sarebbe, e poi Sarebbe un altra... bel testimone a lui, eh? eh sì, è proprio oh, un testimone. Mio. E poi c'è un'altra eh, donna, Filippi. Maria De Filippi, <ride> anche lei si è dichiarata sono malata ipo... di ipocondria. Allora, abbiamo deciso di iniziare così, un pochino per scherzo, in maniera alternativa, posso... proprio per far capire che eh, queste patologie eh, colpiscono... Eh, migliaia di persone in tutto il mondo. Stiamo parlando delle fobie, dell'ipocondria, eh, di migliaia di paure verso cose che possono sembrare banali, no? no? Eh, e ci si collega perfino alla superstizione, all'ansia, alla depressione. Una paziente aveva la fobia, l'atterrore delle tartarughe, impazziva, di, aveva delle, delle, delle crisi pazzesche. Quindi non, non è. Eh, non c'è un significato, non c'è una spiegazione, perché è una paziente è terrorizzata di tartarughe, cioè dire, può anche scappare, poverina, va, va veramente piano, però eh, non, non c'è nel repertorio, ho cercato, non c'è, non c'è, lo, lo aggiungeremo quando sarà guarita. Per quanto riguarda l'ipocondria, eh, l'ipocondria si guarisce in modo velocissimo, velocissimo, con la medicina dei libri omeopatici che non sono tanti i rimedi che soffrono di questa patologia. Quindi alcune volte siamo anche avvantaggiati a seconda della patologia, ma anche da magari sembra gravissima, eppure magari ci sono rimedi. Sono pochi i rimedi indicati per, la, per, per guarire. Ma ah, quindi in questo caso, oltre al rimedio costituzionale, c'è no, il rimedio situazionale no, no. o il rimedio situazionale il librido entra a far parte c'è cioè rimedio spiega, entra a far parte del, cost allora, della se costituzione. Se andiamo nella rubrica ipocondria, cioè nel mentale ci sono dei rimedi che eh, più di altri soffrono di ipocondria, uno di questi è l'Icopodium, eh, un, un altro rimedio è la pulsatilla, eh, ci sono dei rimedi quali eh, argentum nitricum, vabbè posso fare una cosa in diretta. Certo. quello che faccio tutti i giorni, poi non è che vengo a raccontare delle cose strane. Se andiamo sotto il mind sotto ipocondria. Vi dico esattamente quali sono i. L'ipocondria li. è la paura di essere malato di tante cose, di malattie. No? di malattie. Sì, esatto. Oppure una paura, non so, del cancro, cioè sono quelli che hanno di paura, no? Quindi, ipocondria. Questa è un po' la sua Bibbia, no? Quello che le esatto qui. I rimedi più importanti sono, si va ad Arsenicum, che è un rimedio che entra in tante patologie, anche nel, nell'ossessivo-compulsive, è quello che si lava continuamente le mani, no? Quindi usa l'acqua, ha fatto un film, no? Un americano, no? Che si lavava le mani con l'acqua bollente, come si chiamava? Shent Woman che lui aveva questo, era un ossessivo compulsivo, porre delle malattie, toccare maniglie, delle, delle porte, disinfettano tutto. Quindi eh, Arsenicum, Aurum, è un altro rimedio importante che eh, si utilizza anche nelle persone che hanno un grande senso del dovere. Io mi ricordo un caso emblematico di un bambino che lui durante l'intervallo non faceva mai intervallo, cosa faceva? Studiava, quindi il senso del dovere. Il problema di Aurum, che fa delle malattie importanti, è che spesso nella famiglia ci sono dei suicidi dalla finestra, si buttano nel vuoto. E questo bambino aveva tre zii che si erano suicidati nel vuoto. Quindi questo qui mi aveva fatto decidere poi di dargli Aurum, ma non era solo quello, c'erano diversi sintomi. Parlo ancora di tanti anni fa quando facevo l'unicista, quindi avevo dato solo Aurum a quel paziente, ma non era solo Aurum, pensandoci adesso non era solo Aurum. C'è eh, l'Icopodio, un altro rimedio importantissimo. Eh, di, eh, ci sono delle persone dello spettacolo, non posso fare i nomi, ma hanno eh, il problema del, del terrore della, di andare in pubblico. Quindi hanno o vomito, o diarrea prima, o anche dopo. Quindi si chiama ansia in anticipazione. L'Icopodio è uno di questi, che in inglese dicono, per scherzando, like e podium perché gli piace stare sul podio ma ha terrore, è terrorizzato. Quindi poi c'è eh, la pulsatilla, eh, ci sono le magnese, magnese muriatica, il nitric acid, poi c'è il tuia, eh, sto parlando dei policresti, quelli più principali, c'è il sulfur, eh, ci sono altri rimedi tipo benzolico macelo che è un rimedio di gotta, trepitodo e anche le cisti tendine. Quindi, se tu abbini due o tre informazioni su dei piccoli rimedi, puoi, dare, eh, puoi avere quella risoluzione al 100% con gli libidi imeopatici. Nitric acid è un rimedio interessante, petroleum, pulsatilla, eh, non, eh, non c'è ruta in questa, in questa rubrica. No. C'è però tabacum, tabacum è un rimedio interessante. Perché è interessante? Perché tabacum è il rimedio del mal di mare. Quindi, se noi utilizzo, eh, parliamo di tabacum come rimedio situazionale, eh, come abbiamo sempre utilizzato noi, come ompiti unicisti, davamo Tabacum per il, eh, oppure Petroleum come rimedio situazionale del mal di mare. Sono dei piccoli rimedi, ma che potrebbero essere utilizzati per fare l'ibrido. Quindi petrolio, Petroleum eh, anche lui soffre di, eh, di dermatiti persona... e di attacchi di panico. Viene da lei e ha, eh, ed è ipocondriaca Esatto E soffre di mal di Tanti, mare Penso a Petroleum Sicuramente Petroleum è Anche Tabacum però Ah, eh, Tabacum, scusi Ma anche Petroleum, perché c'è anche petrolio nell'attacco dell'ipocondria. Quindi quali sceglierà tra i due? Allora, vado a indagare su altre, altri organi So che, eh, che Petroleum fa le ragadi d'inverno, vengono i tagli Se ne dà differenziale, chiedo ma lei d'inverno ha lei e la sua famiglia oppure meglio lei perché può averlo la mamma, è successo che la mamma ha dato petrolio e va bene, la figlia no ne arrivano due questa è stata la riconferma che sono quattro rimedi, non otto, se no sarebbero otto, giusto? Quindi stavo dicendo, in questo caso faccio il diagnosi differenziale dicendo, chiedendo al paziente, ma lei d'inverno le raghe di sulle dita? Se il paziente mi risponde di sì, gli do petrolio, se no gli do tabacum poi un'altra domanda di tabacco. Quindi è qui che sta la capacità eh del certo, dottore. La no? sintesi, ok. Se poi chiedo al paziente, ma lei quando fuma, oppure se non fuma, perché dice io non fumo, se dovesse respirare del fumo passivo, ha dei problemi? Dico no, assolutamente no, oppure mi, mi dicesse, mi rispondesse, ma mi gira la testa o le vertigini, allora io do tabacco. Tabacco è un'altra bella quinoa, bellissima. I bambini che hanno il, la, la nausea e il vomito sulla, sulla nave devono scoprire l'addome, che scoprendo l'addome gli passa un pochettino il mal la, la, questa nausea, oppure hanno la palpitazione sul fianco sinistro mentre dormono. Ci sono queste chinos che vengono dalla materia medica, che vengono fuori poi da. vengono estrapolati dal proving. Il proving, lo ricordo, si fa dando al paziente ogni giorno a secco il rimedio per 30 giorni consecutivi. Ecco perché dico sempre non fate mai le terapie a secco, perché potrebbero indurre un proving, un aggravamento, un aggravamento no, solo, patologia. non una guarigione. Quindi tornando all'ipocondria ci sono diversi rimedi. Guardando i due personaggi dello spettacolo mi vengono in mente dei, dei rimedi policresti importanti. Oppure, se poi mi dicesse, se venisse in visita a Maria De Filippi da Medici, potrei dall'anamnesi, magari uscirebbe che magari ha al cipollotto, che magari, magari no, perché ho visto. Perché io sono molto osservatore, guardo sempre le scarpe e se è una al cipollotto si vede la bozza. No? La, il cipollotto è un'esostosi, quindi si forma e si appone osso, e comunque con i medi omeopatici il cipollotto se ne va, come la luce valgo, si raddrizza. Quando sono sbagliato, ho visto l'altro giorno con Petrona, signore, è peggiorato la luce Valgo. Quindi abbiamo resettato e chiaramente la eh, luce si trova al suo asse. Quindi la De Filippi è una perso un personaggio diciamo, con una, sicuramente una, una grande, eh, un grande carattere, un, una grande personalità, però, vede a questa. A questa a questo tipo, perché ad, ad esempio, adesso utilizzo lei perché potrebbe essere un mio paziente, no? Magari se vale Filippo potrebbe chiamarsi, non so, Rossi, però guardandola eh, dà delle informazioni eh, importanti, il colore della pelle, ad esempio. Non gli darei mai seppia a sta donna, perché seppia olivastra, olivastra sta al sole non si scotta. Lei, probabilmente, sta al sole e si scotta, sta donna. Eh, non vedo i piedi, ma guarderei subito i piedi, vedrei se, avrebbe, se, avrebbe, se, avrebbe, se ha dell'alluce eh, del, valgo, il cipollotto, poi le chiederei ma delle esostosi, che le esostosi possono comparire anche sul dorso de, della mano, prova a fare così, ok non c'è sono esostosi, cioè. nel senso vedo delle, provo a ah, guardare, beh, perché beh. osservando magari si vedono del, 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 delle sporgenze oste, possono sono? essere qua a livello No, no, non ci sono. Non ci sono, no, sono preservata. Però <ride> no. potreste avere il cipollotto, ad esempio, sul, sul piede, che non, non, non ho mai visto, sull'alluce. Oppure in famiglia c'è qualcuno che ha il cipollotto. Le chiederò, ma eh, magari nella sua anamnesi c'è qualcuno che ha l'alluce luce valgo, quindi vado a indagare per grafites. Cosa chiederò? Se ha avuto le raga allattando, prima domanda di grafites. Se ha avuto, se che ha noduli tiroidei, perché i, tiro, i noduli tiroidei vanno via con la terapia, con, 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 con gli libri omeopatici. Tiroli da Shimoto ne vedo veramente una, um, tantissime. Quindi andrei a vedere nella sua, nella sua anamnesi familiare quali sono i rimedi familiari, quelli che sono passati lei. Sicuramente qualche rimedio di delle Filippi E lì, ci sarà licopodium, probabilmente, quindi carattere, eh, potrebbe avere intolleranza al latte. Magari mi dirà: Io mangio il latte e ho problemi, mi viene mal di pancia, mi viene gonfiore di pancia. Anche perché, perché ogni rimedio ha sia l'aspetto fisico. Che psicoemotivo, cioè, esatto. quindi lei quando fa l'artritica è impossibile scindere Totale. la persona dalla patologia all'aspetto psicologico. Quando no? parlava l'altra puntata del, sul cancro, sulle sulla neoplasie, dicevo che io non, non vedo il paziente col cancro, io vedo il paziente, punto. Dopo che ha il cancro è un'altra patologia cronica che ha, ma comunque io vedo nella totalità il paziente. Ma queste patologie del terzo millennio, no? quelle mentali, mm -hmm. eh, che adesso magari le, le stiamo analizzando sì. una per una, sono anche queste croniche? C'è sempre un aspetto comunque familiare? una familiarità, sì. Io ad esempio ho avuto attacchi di panico, mio padre li ebbe tanti tanti anni fa, quindi c'è una traccia nella, nella famiglia di origine. Oppure c'è quello che ha avuto un incidente, ha avuto una, un non so, visto dei morti, eccetera, poi può, può scaturire, può, può scatenare una, una patologia di questo tipo. Guardate questa slide, è molto diciamo incisiva, no? Perché se si vanno a guardare quante sono le fobie, le paure. Veramente sono infinite, no? Addirittura qualcuna è stata, eh, cioè gli hanno trovato il termine preciso, sì, no? la dismorfofobia cioè, per esempio, è bellissima. quella delle tartarughe non esiste. No, oh, non c'è. Cioè, L'aggiunta quando guarirà la pazienza. <ride> <Sì>. <ride> <ride> Perché, cioè, stavo guardando equinofobia, paura dei cavalli, eh. paura di arossire in pubblico. La dismorfofobia soffrono quelli che vanno, i palestrati, hanno questa patologia. Cioè? Eh. E ammazza i muscoli, continuano a guardarsi. E come si chiama questa... Dismorfofobia Lì, dismorfofobia ah. Preoccupazione signora, eh, per sì, il per difetto, difetto, vero, proprio Ma comunque si guardano Questa è la dismorfofobia La forma, quindi il muscolo Se non è troppo grosso, non, non gli piace è una, è una mania anche quella eh, Fare la, il culturista Parlo di culturista, eh, Il professionista Qui ce ne ce sono la, la. Misofobia Poi ofidiofobia, ce ne sono tanti Che hanno paura i serpenti la è uno che ha terrore dei serpenti. Addirittura ha paura di sentire buone notizie. <ride> sì, è vero. Mai, mai sentita questa? No, assolutamente, c'è, c'è, sì? C'è chi non vuole sentire. Sì, sì. Dare... Cioè, tra i suoi pazienti ha sentito. Uno, un paziente ah, c'è stato. Ah, sì, avuto sì, l'ho già lei. sentito. Sì, sì. L'exenofobia, vabbè, persone... Comunque ci sono tutte queste fobie che sono, rientrano nei nostri repertori e quindi sono, sono guaribili, non curabili, guaribili. è la, la gerontofobia. Quanta gente ha paura di invecchiare? Ma ha paura, magari si avvicina al compleanno stanno male. Diciamo un anno in più. Sì, è vero. Ma e... di solito quando si passano le candeline dei 30, 40, 50 70? si fa diciamo, il, il bilancio, no? Beh, sì, purtroppo sì purtroppo sì, si fa un bilancio di... Allora, quindi anche queste sono, adesso stiamo un pochino divagando, sono patologie comunque che hanno una familiarità. Sì, secondo me... Quindi sì. se io soffro di una determinata paura, la posso passare ai miei figli? Assolutamente sì, perché non è una paura, è una paura inconscia, fa parte del tuo DNA, cioè sei impregnato di quel tipo, è il rimedio che comunque mh, siamo abituati a pensare alla paura. Ma la paura è un qualcosa che hai dentro dalla nascita oppure è una con causa. Quindi, ad esempio, sto facendo guarire un paziente che è veramente di questa zona che ha malattia ossessivo-compulsiva. Il quale, chiedendo appunto a mamma chi ha questo tipo, è un po' mia mamma precisa, molto meticolosa, quindi viene da una genetica, la nonna era terribile. Eh, si lavava sempre le mani, aveva paura di sporcarsi, di sporcare, quindi queste cose vengono proprio ereditate dalla famiglia d'origine. Alcune volte ho detto saltano, ma se ti passa un arsenicum, eh, ci sta che tu abbia una malattia sessuale compulsiva. Avevo una paziente che veniva, eh, quando avevo ancora lo studio a Saronno, veniva da Milano a Saronno. Quindi lei veniva a Sarona da Milano partiva e veniva a Saronno, poi tornava da Saronno e andava a Milano perché pensava di aver ammazzato qualcuno durante il tragitto. Come pensava di aver ammazzato qualcuno? Eh sì, qualcuno. non si ricordava, pensava di aver ucciso qualcuno. Trova indietro, guardava se c'era qualche ambulanza, chiedeva se era successo qualcosa. Una vita pazzesca. E spesso quando Ma riusciva il viaggio, poi a sì, venire in visita è, da la lei? La prima o... volta è andata quattro volte, fatto avanti e indietro, e non è venuto in visita. Quindi Incredibile. Poi prendevo, veniva con un testimone. Quindi portava la mamma e diceva, stai tranquilla che non è successo nulla. Quindi lei si no? Figuriamoci, la Milano, a Lugano, questa, arrivava a Lugano e tornava indietro. È guarita questa persona? Sì, sì, è guarita. Sì. Ma presumo che in passato abbia fatto utilizzo di, eh, pesanti, di sì, farmaci piuttosto sì. antidepressivi. E non è guarita. E non era no, mai guarita. assolutamente. Metteva i fanno. Allora, diciamo che il farmaco tampona. Quindi ti toglie l'antidepressivo uh, piuttosto... Eh, altri farmaci di un certo tipo ti tolgono quello che è eh, il sintomo. Nel momento in cui sospendi il farmaco è peggio di prima perché non, eh, anche perché poi il paziente perde, perde comunque un pochettino quelle che sono la, eh, le speranze di guarire perché si vede proprio destinato a passare tutta la vita con le fobie e non è bello. Insomma. Io infatti devo dire ero un po', ero un po disperato. Nel senso che dopo 30 anni che hai gli attacchi di panico cominci a dire: Ma non guariranno mai, e quindi è un incubo che ti porti tutta la vita. E quindi, secondo me, è giusto che anche un verdone, che magari dagli una mano, insomma, voglio dire, è uno, sappiamo verdone, ma ce ne sono milioni eh, nel mondo che hanno Ecco, quanto tipo la fobia eh, si discosta dalla superstizione. Ovvero ci sono persone che magari non eh, hanno paura di pestare un tombino o hanno paura di toccare le porte o le maniglie. Sì, però questo, questo eh, direi che la fobia è un'altra cosa. quella La superstizione è qualcosa che ti lascia vivere in modo tranquillo. La fobia diventa proprio sei schiavo di quel tipo di... Eh, e la mania fobia. ossessiva? E la mania compulsiva non richiude una mania sola, ne ha tante quindi può essere quello che si vede dalle mani, piuttosto che deve essere tutto uh, sentivo, uh, che dicevano che la, quella bellissima donna, quell'attrice, quella che fa la testimonial di, di Dior, la, come si chiama, la uh, Charlize Theron, ha questa maniera di avere tutte le cose precise, dritte, non si è storto e uh, diventa matta, quindi, ma proprio gli dà ansia, quindi quando ti crea ansia un qualcosa vuol dire che è una patologia. Quindi devi andare dal dottor Giannotti che ti, che ti dà i quattro rimedi familiari o tre, quello che sono. Quindi eh, l'ossessivo compulsivo ha questo eh, senso di, eh, cioè deve, è obbligato a fare un certo tipo di, di azione, però deve fare tante volte. Io avevo dei pazienti che avevano, dovevano aprire e chiudere 30 volte lo sportello del gas, devono aprire 30, 40 volte la la maniglia, che so, girare il cuscino 20 volte per uscire, perdevano un'ora al mattino prima che uscissero, questa non è superstizione, questa è, diventa una patologia che ti porta via un sacco di tempo oltretutto, pensi ad andare da Lugano, andare alla visita a Don Giannotti da partire da Milano da Lugano, puoi dire avrò ammazzato qualcuno, prendi la macchina e torna da Lugano a Milano, poi quando sei a Milano dici avrò ammazzato qualcuno, torni indietro, faccio eh, Milano-Lugano, cioè non finisci più, quindi è una cosa che veramente ti è straziante. Cioè, ti, 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 dà ti porti un sacco di tempo, inutile poi, però per quello che soffre di materia ossessivo, ossessivo compulsiva eh, non, può fare, non può fare altrimenti. Questa è la differenza tra eh, quello che diceva prima, eh, il, il calpestare il tombino e tornare indietro da... da non deve essere stato a Lugano, tornare a Milano. Ecco, parliamo adesso di ansia. Ci sono dei rimedi costituzionali, dei policresti che maggiormente sviluppano questo tipo di stato? Allora, sono tutti i policresti che sviluppano l'ansia, tutti possono avere l'ansia, può essere un'ansia endogena, quindi fa parte di una patologia di tipo costituzionale familiare, dice, sì la nonna era ansiosa, la mamma era ansiosa. E quindi perché poi volgarmente dico ma ha passato l'ansia? Sì, ma non è che dalla passata, dalla passata del DNA. Quindi quel rimedio che soffre di ansia, più di una, ad esempio se andiamo sulle rubriche che dicono paura di entrare in, una, in un tunnel ci sono rimedi, eh? ci sono dei pazienti che non possono fare i viadotti, quindi non possono attraversare un ponte se non aver, se non, senza uh, provare paura, oppure eh, c'era, mi sembra un, uno della, mi sembra celentano che non, 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 non potesse attraversare una galleria. Cioè, hanno questa, queste fobie che costringono a fare dei tragitti stranissimi, insomma, no? Per, pur non, va, non prende l'aereo. Mina non prende l'aereo, no? Lo sanno tutti. Perché? Boh, non so perché non lo prende, perché probabilmente ha paura. Non, non è stata su un aereo, oppure se è andata, andava. Quindi quali sono andata... i policresti che maggiormente sviluppano l'ansia? Allora, direi che i policresti, che sono quelli più conosciuti, sono il sulfur, il il grafite, ehm, ...pussatilla, silicia, sepia... ...sono tutti grandi policresti che... Eh, ...poi eh, sono quelli poi eh, che danno anche... Eh, ...sono eh, nato muriatico... ...un grande rimedio anche di depressione... ...depressione, depressione postpartum, ...depressione può averla anche eh, post morte... ...quando c'è un lutto... ...può avere una depressione molto profonda... ...nato muriatico... ...è quel rimedio che va al cimitero tutti i giorni... ...magari per 30 anni... ...è successa a una mia amica... Avevo curato con Nato Muriatico. Lei per 30 anni è andata al cimitero. Scusate, Nato Muriatico ad alta potenza, dopo 15-20 giorni, ha cominciato ad andare più perché comunque non era andare al cimitero, proprio la sofferenza che le faceva fare quel tipo di. era quasi obbligata ad andare, no? dalla sua coscienza di andare tutti i giorni a trovare il suo ex fidanzato che era morto 30 anni prima. È pazzesco. pensate, è pazzesco questa cosa. Davvero? Quindi l'ansia è comunque un. Chiaramente tutto ciò che succede al giorno d'oggi ci crea ansia, i contadini una volta non erano così ansiosi, no? quindi ci sono anche delle, dei fattori eh, che, eh, che, che stressano l'umanità, quindi correre, 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 avere, avere, macchina bella, tutto bello, 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 orologio, c'è tutto questo tipo di wash del cervello, no? ci hanno veramente fatto il lavaggio del cervello. Vedi sempre la macchina e la bella donna, no? Sono tutti messaggi che non sono proprio subliminali, ma comunque sono Diretti. pesantissimi, <ride> non sono subliminali, sono veramente pesanti. Quindi la depressione è una cosa che veramente è meglio avere l'ansia sicuramente. Cioè l'ansia è un atteggiamento attivo, quindi palpitazione, correre, scappare come quando il primitivo era aggredito dalla da bestia feroce scappava, voglio dire, quella era la reazione aveva sicuramente un po' d'ansia in questo caso la depressione è una cosa che è veramente è quello che dice io vorrei morire il depresso, quindi è l'opposto dell'ansioso, non ti dice io vorrei morire vorrei guarire dall'ansia, non vorrei morire invece il depresso dice speriamo che, di morire presto perché non ce la faccio più il, il mal di vivere, no? quello che diceva il francese e il francesismo dice proprio questo, il mal di vivere. Adesso ci lasciamo per qualche minuto perché abbiamo una pausa pubblicitaria, ma state con noi perché continuiamo a parlare di malattie del terzo millennio, a tra poco. Bene, tornati in studio, brevissima pausa pubblicitaria, siamo di nuovo con voi. Vi ricordo che assieme al dottore Giannotti stiamo parlando di malattie del terzo millennio. Allora, cerchiamo di capire quali sono le patologie dalle quali si può guarire, grazie alla medicina degli ibridi omeopatici. Allora, io ho avuto, posso dire la mia esperienza, non, non, ho, non ho un ospedale, quindi non ho una clinica, quindi non è che veda migliaia di persone al mese. E quindi eh, nella mia piccola esperienza eh, posso dire che di l'ipocondria si guarisce assolutamente, di attacchi di panico, di eh, malattia ossessivo compulsiva, almeno i casi che ho avuto sono guariti tutti, e quindi l'ansia è un qualcosa che comunque è latente in tutti noi, quindi può essere anche la coda in macchina, può generare ansia, può aumentare la pressione, e quindi potremmo avere sicuramente un uh, migliore equilibrio nell'affrontare quest'ansia, perché comunque l'ansia crea, genera uh, anche a livello uh, del corpo del, delle increzioni di, di ormoni, no? cioè l'ormone dello stress. Quindi il cortisolo aumenta sotto stress, quindi non è che ci faccia così tanto bene questo, questo ormone nel, quando è alto. Quindi eh, avere un equilibrio psicofisico eh, fi, psico ci aiuta anche a affrontare meglio l'ansia di tutti i giorni, cioè l'ansia potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere i problemi, le malattie che ci sono eh, nei familiari, nel, negli amici, sono del, abbiamo perso tutti dei parenti del, del, delle persone vicine, quindi questo ci ha creato sicuramente della sofferenza. Il, il caso emblematico di quella paziente che mi telefonò. E mi disse, dottore, io pensavo eh, nel caso fosse morto mio padre di avere un grande crollo, e invece sono stata l'unica al cimitero alla funerale a non piangere. Dice: Ma sarà mica il suo rimedi? Quindi aveva i sensi di colpa, perché era venuta per curare appunto le, le, i sintomi indotti dal lutto della mamma, dicendomi allora: dice, Guardi, dottore, se fosse capitato mio padre sarei andato in una depressione pazzesca, non sarei più uscita. Quindi avendo curato la mamma, la, la, il lutto della mamma, eh, quando è morto il papà purtroppo ha avuto un, eh, un grande giovamento aver preso i miei rimedi perché comunque ha affrontato il lutto in modo più... Quindi cosa ha fatto? Ha smesso di prenderlo no, no, perché no, si no, sentiva in colpa. No. Era preoccupata, diceva ma sarà mica i rimedi che mi hanno dato questo tipo di, di equilibrio. Infatti l'equilibrio si ha con i rimedi costituzionali, non situazionali. In quel caso ho usato un rimedio costituzionale, l'icopodium. Ma ci sono dei rimedi situazionali che possono essere presi, magari? Assolutamente, proprio il primo rimedio mi viene in mente, tanto l'altro giorno mi ha scritto un po' pa di panico. Non so, mi trovo in eh, no, mezzo a una piazza, in mezzo alla folla. E allora, se ragioni da, da unicista potresti dare Aconitum, ad esempio. Aconitum dicono che è un rimedio, non l'ho mai usato. Aconitum è un rimedio, è un po' equiparabile a quello che utilizzano i rescue remedy, no? Acognito è un rimedio di panico, però bisogna vedere se il paziente, perché io ad esempio aconitum non l'ho mai visto come costituzionale, aconitum si usa per altre cose, si usa per acuti, per... per Le febbre? No. No, per il trauma degli occhi ad esempio, ah. quindi eh, questi sono rimedi straordinari negli acuti, però io sinceramente non l'ho mai usato eh, negli attacchi di panico utilizzavo il rimedio costituzionale adesso invece abbino i diversi rimedi e funziona benissimo. Quindi ogni rimedio dà una mano all'altro, quindi si ha un sinergismo ah, di azione sinergia. e quindi una risoluzione degli attacchi di panico definitiva però. Questa è la cosa straordinaria, che gli attacchi di panico una volta guariti con, con, la, con la medicina di libri omeopatici non tornano più. Come dire anche la balbuzia ad esempio, ho avuto pazienti eh, che avevano la, la balbuzia e sono guariti. È bellissimo vedere un paziente che ha questo tipo di. anche perché è, diventa insicuro. Pensate a un, una persona normale con la balbuzia nell'approccio una donna. Diventa adesso un po' meno, ma tanti anni fa era veramente un problema. Quindi anche tra. stiamo vedendo l'iperventilazione, no? Sì, che, aiuta. Eh, cioè l'iperventilazione sì. viene. Comunque, in seguito all'ansia esatto, un all'attacco di panico esatto Quindi vengono tutti i formicoli, eccetera, perché diminuisce la, la CO2 e quindi dà questo tipo di problema. Quindi consiglio di respirare in un sacchetto, quindi si respira e eh, si rinala della CO2 e quindi è un po' quello che succede quando si fa il rebirthing, che si fa l'iperventilazione e vengono tutti i formicoli dappertutto. E questo succede un attacco di panico, perché molti hanno un attacchi di panico e non sanno di avere, ad esempio. Quindi hanno questo senso di, boh, di, di disagio, di, eh, alcuni di morte. A me succedeva e eh, pensavo di morire, specialmente quando da solo in macchina succedeva sempre. Imboccavo <ride> l'autostrada e lì è un disastro, che non è uscite, quindi ti senti proprio, eh, c'è anche un po' di claustrofobia. Eh, Infatti, molti rimedi che soffrono di attacchi di panico hanno anche, hanno anche la claustrofobia. Quante persone quando fanno certi esami non devono dargli il valium prima oppure non lo fanno? Risonanza magnetica, chiudono dentro oppure chiudono una bara. Quanta gente si farebbe chiudere una bara così tanto per provare? Perché a tutti? No? Sì, davvero. Dice, se non aprono più, cosa succede? <ride> no scherzo. Comunque, eh, le patologie, queste patologie che non sono delle psicosi ma delle nevrosi si guarisce con la medicina dei mimobatici ma in quanto tempo? Diciamo che i pazienti vengono da... La tempistica è sempre la stessa. E magari vengono per un altro tipo di problema, no? Beh, non una che attacca di panico secondo me è il problema principale. Sì? Sì, eh beh, quando una persona... Ma lei che di vede panico... delle correlazioni tra, mh, nel senso, una patologia e l'altra? Sì. Anche queste malattie del terzo millennio hanno poi delle corrispondenze magari fisiche o con altri tipi di patologie oppure no? Allora, la correlazione tra attacchi di panico... Eh, eh, è difficile farla perché comunque eh, vedendo nell'insieme eh, ci, ci possono essere tumori, ci possono essere leucemie, ci possono essere eh, so, artriti reumatoidi, siogren piuttosto che malati autoimmuni, tiroiditi, quindi non è proprio, cioè, anche perché sono, sono, sono due genitori e quindi arrivano, sono quattro nonni, quindi ci possono essere un sacco di mh, tante patologie nella, nella famiglia di origine. Quindi il, ci potrebbe essere un fattore scatenante l'attacco di panico, nel mio caso è stata un'autopsia ad esempio, quindi dopo un po' ho maturato, ho detto ma che vita che vita è questa qua, ho pensato a mia nonna eccetera eccetera e poi sono comparsi così da un giorno all'altro e poi non ti lasciano perché non è che vengono e poi ti, se ne vanno da soli. Quindi pensare correlazioni di patologie specifiche con gli attacchi di panico no, non mi viene in mente nulla, non mi viene in mente nulla. Dunque allora arriviamo, io vengo, una paziente viene da lei sì. in studio, come funziona? Eh, allora, così prima di tutto eh, patologie... la segretaria manda un questionario un po' di tempo prima perché comunque i pazienti non si ricordano, eh, magari le patologie infantili o neonatali le chiedono la mamma. Se abbiamo la fortuna ci sia la mamma e il papà, il papà di solito non sa nulla delle patologie dei bambini, magari chiede alla nonna, ai nonni. E quindi raccogliendo questa analisi molto accurata, perché poi ogni, ogni eh, domanda che viene espressa, che viene espressa nel, nel questionario corrisponde a 1, 2, 3, 4, 5 rimedi, perché io eh, cerco sempre le key notes, quindi le, eh, i sintomi chiave che ti indicano quel rimedio, tipo ad esempio l'icopodium, nella, nella rubrica c'è sempre sogni di volare, non è solo di nicopodium, ma spesso lo fa c'è anche natrosulfuricum, eh, ci sono altri rimedi, ma sono meno importanti, secondo me, meno, meno prescritti. Però non, non di certo meno importanti, meno sicuramente meno prescritti di licopodium. Io di, direi che nel, nel, su 100 pazienti, a 90 persone, pazienti prescrivo tra i 4 rimedi licopodium. Sono veramente pochi i casi in cui non prescrivo licopodium. Un, secondo alcuni illustri omeopati, è un rimedio generazionale. Perché comunque c'è questa grande eh, problematica della mancanza di fiducia in se stesso e questo è uno dei rimedi principali, con pulsatilla, con seppia, silicia, eccetera, eccetera. Quindi, disesteem, che è un termine inglese, mancanza di, di autostima, e quanti, quanti bambini hanno questo tipo di patologia? Per non parlare poi di, dei bambini ipercinetici, che ne ho curati veramente tanti a cui si, in America ad esempio ricorrono alla, a neurolettici per calmarli. Pazienti, e mi ricordo il, un caso abbastanza recente e farò magari una, farò un, un, un piccolo video della mamma e del bambino, il quale è cambiato totalmente, infatti i suoi, i suoi insegnanti non lo riconoscono più. Dicono ma è possibile che è lo stesso bambino di sei mesi fa perché non, non riusciva a star seduto, si alzava sempre, non era attento e nel studio toccava dappertutto, dappertutto. Non qual, non una, poi si sdraiava su, sulle poltrone, quindi un atteggiamento che comunque di un bambino che è disturbato da qualcosa. Curato con libidi omeopatici eh, l'ultima volta la segretaria... Pensavano non fosse venuto in studio con la mamma, dato l'appuntamento per la prossima la visita successiva, Sì, tanto che era tranquillo, insomma. No, era in sala d'attesa che studiava. Dice, Addirittura. Sì. Dice, no, ma c'è il bambino? si sì, è di là che, che studia. Quindi si ha questa trasformazione, l'ho detto eh, perché c'è proprio una trasformazione a livello anche mentale del bambino come dell'adulto. Per non parlare di pazienti, mi portano i bambini dislessici. Ce ne tantissimi i bambini dislessici. Anche qui abbiamo dei rimedi policresti importantissimi. Uno di questi è l'icopodium. L'icopodium è un grande rimedio di dislessia che sto utilizzando con grande successo nei dislessici. Ma non solo, ce ne sono anche di altri, di altri rimedi da, da abbinare. Uno di questi è TUIA, ad esempio. TUIA è un grande rimedio abbinato nella dislessia. Cioè il bambino riesce a... non è più dislessico? E certo, guariscono. Anche dalla dislessia. E certo che si guarisce dalla dislessia. Perché no? Anche la dislessia è una patologia cronica familiare? Assolutamente sì, Ci sono sì? famiglie di dislessici, certo. Sì, sì. È una, è una malattia che comunque eh, porta a disattenzione, quindi il bambino a scuola non ha il rendimento che dovrebbe avere, ma non perché sia distratto, perché comunque affetto da dislessia ha questo tipo di problema. Anche, anche la balbuzia si guarisce. La balbuzia è una, una patologia veramente eh, fastidiosa nel bambino. Cioè, adesso un bambino dislessico si accor ti accorgi o non ti accorgi, ma un bambino che ha la balbuzie, specialmente quando cambia il, il tempo, è, quindi è soggetto che cosa? A, a, a essere deriso in, in classe, quindi la sua autostima. Continua a scendere, eh, eh, assolutamente. Sì. Parliamo ancora, ritorniamo ancora al discorso delle malattie del terzo millennio. Le persone che soffrono di questi tipi di stati di animo, di ansia, yes. attacchi di panico, depressione e quant'altro, molto spesso utilizzano dei farmaci per eh, diciamo rimanere in uno stato emotivo eh, accettabile. Ansoliti ci eh, sono le cose, cioè, le, le molecole sì. più usate. Le mm. Eh che cosa possiamo dire a queste persone? Nel senso, possono avvicinarsi a questo metodo, al GAG method? Faccio una premessa. Allora, quando vengono i pazienti... Magari sono seguite di... no, da sì, dei sì, professionisti, no, no, certo, da certo. degli psicologi, psichiatri. Assolutamente, va benissimo, va bene tutto, tutti gli apporti vanno, vanno bene, tutti gli approcci terapeutici di questo genere. Il problema è che eh, è questo. Eh, quando i pazienti eh, spesso non vengono perché hanno paura che l'omeopata sospenda i farmaci. È l'errore più grave che possa fare un medico omeopata, sospendere i farmaci. Si deve fare, come abbiamo parlato nel, per la chemioterapia, fare una, una, diciamo una terapia d'appoggio complementare. complementare okay. In questo caso è indicato usare terapia complementare. Perché? In questo caso abbiamo specifico degli attacchi di panico, non dell'altro, dei tumori. In questo caso possiamo... All'inizio dobbiamo, ad esempio, non è sbagliato, dobbiamo lasciare i farmaci che stanno prendendo i pazienti, che stanno assumendo. Perché se no hanno un effetto rebound, il paziente sta malissimo, il paziente non viene più perché sta male, perché dice è stato un rimedio miopatico, potrebbe darsi che aggravia. Siccome c'è anche l'aggravamento iniziale dobbiamo sostenere il paziente con l'antidepressivo oppure con l'ansiolitico oppure entrambi, perché gli attacchi di panico si danno sia ansiolitici che antidepressivi. Quando abbiamo testato i rimedi, quando vediamo che il paziente a un certo punto, eh, diciamo il dosaggio farmacologico è troppo alto, dobbiamo diminuirlo, perché sennò è troppo sedato il paziente. Quindi quando vediamo che i rimedi omeopatici cominciano a fare effetto sulla patologia, quindi l'attacco di panico, l'ansia, la depressione, eccetera, allora a quel punto possiamo pensare di ridurre il farmaco, non sospendere, ridurre fino all alla fine l'obiettivo è sospendere i rimedi omeopatici, quando il, diciamo, i farmaci allopatici quando il paziente è guarito. Così dicasi per tutte le altre patologie mentali. Insomma. Quindi lei, lei ha avuto eh... pazienti che sono guariti da. Attacchi di panico, così. certo. Ma anche dalle altre patologie? Stiamo parlando di. Eh... Depressione, depressione ansie. ansia assolutamente. L'ansia diciamo è il primo gradino, l'attacco di panico è panico, non è più ansia ma è veramente un terrore. Eh? Quindi sì, ho avuto pazienti guariti di attacchi di panico, di ipocondria, di, di depressione, però e ripeto, è importante come? In quanto tempo? Eh, ci vuole un, un annetto. Per la depressione è più lunga. È più lunga. Quindi bisogna sapere esattamente quali sono. Poi dipende sempre da quali sono. Perché il problema è che il paziente viene, ho diciamo, alla depressione, non si preoccupa di compilare bene il questionario. Quindi dovrebbe fare prima di tutto un. Ci cioè dovrebbe essere un'analisi un molto dettagliata. Più è dettagliata, più ho gli strumenti per trovare anche piccoli rimedi. Perché l'icopolmo è facile trovarlo, è in 16.000 in 16 rubriche. Invece è più difficile trovare una ruta, ad esempio. La ruta è un piccolo rimedio ma può essere utilizzato assieme agli altri rimedi nei attacchi di panico, come petrolio del resto. Petrolio piuttosto che altri rimedi piccolini si potrebbe utilizzare assieme agli altri. Quindi ci sono dei casi guariti di queste, di queste patologie. L'ansia è un qualcosa che se è reattiva ma con i costituzionali non è un problema. Cambia l'atteggiamento. Cioè, vedi un po' le cose che ti scivolano, capito? Non, non, sei, eh, non, ti, non vieni coinvolto da, dalla, tanto dall'ansia, ma riesci a tamponarla, quindi riesci proprio ad allontanarla. Questo è l'equilibrio: come il paziente che eh, viene in cura, eh, diventa, eh, cioè il, suo, il suo sistema immunitario in equilibrio non prende più neanche l'influenza, neanche i raffreddori. Quindi c'è questo plateau di benessere che ti protegge anche tante patologie, quindi siccome curiamo il tutto, anche quello potrebbe essere una, è sicuramente una, una guarigione a 360 gradi. Ecco, vogliamo ricordare come avviene l'assunzione dei rimedi costituzionali e eh, il cosiddetto ibrido, perché l'ibrido è composto da tre o quattro rimedi policresti. Esatto, allora. Normalmente allora, per, eh, siccome non ho a disposizione oggi ancora del laboratorio per fare libidi, eh, mi sono inventato un metodo affinché, se fosse la guarigione comunque, sarà più comodo, libero, perché poi libero lo vedo in, in un'ottica di una paziente che ha un'analisi molto, molto scarsa. Nel senso, se mi viene una bambina adottata a tre anni, non ha storia personale, non abbiamo la storia dei genitori, neanche dei nonni, quindi mi sembra difficile. Quindi azzeccando due rimedi riusciamo poi a tirarle fuori quattro perché due rimedi assieme spingono per il terzo, faccio il libido contro i rimedi poi spinge il quarto. Quindi sarebbe un grande ausilio terapeutico, libido, cioè terapeutico, diagnostico e anche terapeutico ovviamente. Ma eh, non avendo questo, questo ausilio faccio un po' più fatica, quindi comincio, do quattro rimedi, li faccio prendere a secco in acqua, li, li faccio testare. Una volta secco perché comunque io non. Cioè, eh, ho eh, capito che Hahnemann aveva ragione. Si dà una volta secco e poi in acqua perché ogni volta che si dinamizza il prodotto si eh, cambia leggermente la diluizione, In questo caso non si rischia di fare un proving, quindi fare una sperimentazione invece di curare il paziente. Poi dopodiché eh, c'è la, 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 la visita successiva, si fa il. Uh, il, il punto della situazione si chiede per ogni rimedio, infatti dico annotatevi tutto ciò che succede durante i 16 giorni di assunzione del rimedio, quindi anche negli stop si ha appunto a secco e poi si fa in acqua e quindi si va a vedere se il rimedio è self o non self. Se il paziente riconosce questo rimedio come suo potrebbe darsi che abbia dato un rimedio che ho visto nella famiglia e magari lui non funziona, quindi dà degli effetti collaterali quindi lo togliamo e magari cerchiamo qualche altra cosa, fino ad arrivare al punto in cui il paziente prende in acqua il rimedio in successione e quindi abbiamo, perché il rimedio... Quindi mepatic, mai quattro o tre rimedi assieme. insieme? No, mai, non si fa mai quello. Perché faccio un grande pasticcio? No, sta male il paziente, sta male perché gli dai quattro informazioni differenti assieme e fai l'opposto cioè a quello che diceva Anne, ma un rimedio per volta, e aveva ragione. Mentre invece se li dai a distanza. Quindi di... i cosiddetti COMP non vanno assolutamente no, bene. Il COMP? No, i COMP per, dare, per risolvere i problemi costituzionali non vanno bene. In più c'è un, un altro aspetto: che eh, dando in modo differenziato i rimedi, si sfrutta la, diciamo, la caratteristica dei rimedi omeopatici costituzionali, in generale dell'omeopatia, che c'è un plateau di azione, quindi agiscono. A seconda della diluizione, da, non so, da 40 giorni a 2 mesi. Una 10.000 K per 2 mesi ce l'hai che lavora. Quindi, più ti alzi di diluizione, più è diluito, più è potente, quindi dura più nel tempo. Ho sfruttato questa caratteristica, non avendo libri omeopatici, affinché potessi usare più rimedi a distanza di giorni, affinché lavorassero tutti e quattro assieme. E funzionano. Funzionano anche così, non è un problema. Sarà più comodo quando avremo l'ibrido a, a prenderlo in gocce. Quindi una persona che viene da lei magari per la depressione è importante che comunque svolga il suo, eh, che compili il questionario È fondamentale, senza quello non riesco a curarlo. Cioè alcuni pazienti compilano in treno, vengono da Milano in treno, compilano sul treno e gli dicono ma la mamma ha le ragazze allattando? Ah non lo so, ma non le ha chiesto? No non le ho chiesto ma se è scritto nell'anamnesi nell vuol dire che avrà un'importanza. Quindi sottovalutano molto, loro vengono con la diagnosi, depressione, attacchi di panico, eh, ipocondria, cioè non vanno poi a... Eh, pensano che le ragadi, poi se dico alle ah, ragadi, no no, poi dico ma quelle sulle dita ah, si chiamano ragadi? Perché loro ragadi sono quelle anali, solo lì. <ride> eh sì, loro... Ci sono dei, ci sono delle, dei termini che dicono ragadi, anali. Ma le ragadi sono... Una soluzione continua della cute oppure dove la mucosa anale ci sono sicuramente e fistole, non ci sono solo anali le fistole, ci sono anche, anche a livello orale. Ci sono tanti, tanti, tanti luoghi dove può fistolizzare un ascesso. La cisti sacro si fistolizza al sacro e non è una fistola anale, sono due cose diverse. Canalicoli chiusi, ad esempio, chiedo sempre l'ho messo nella nave, tanto per dire, perché il eh, dottor Gianotti ha messo nell'anamnesi eh, i canalicoli chiusi, ma perché il canalicolo chiuso fa, pa, fanno parte non tanti rimedi, alcune volte siamo fortunati, ci sono pochi rimedi che hanno quel sintomo, chi nasce col canalicolo chiuso si licia, però non ha solo quello, nasce con le fontanelle aperte giustamente, ma non si chiudono, quindi... A questo tipo di ritardo della chiusura di fontanelle. Se tu associ ritardo della chiusura di fontanella e chiusura del caralicolo del, del sì, calalicolo... sicuramente silicia. E silicia è dentro nel DNA. E l'aspetto emotivo di silicia qual è? Perché analizzerà anche quello. E no? di silicia, dalle vecchie, nella vecchia medicina di, di Anema si pensava all'orologiaio, quindi uno preciso. Di sotto hanno questa pelle chiara e hanno... Eh, dicevano la spiga di grano che si piega e non si spezza, quindi molto tenace, però molto timida, molto... ha ah, un aspetto, però adesso eh, mi viene più difficile identificare una silicia pensando a un ibrido con quattro rimedi, quindi avrà un piccolo aspetto di silicia mentale e poi dentro di tutti gli aspetti mentali sono degli ibridi e quindi hanno un, un mosaico psicofisopatologico. Quindi è anche interessante vederlo sotto questo aspetto, infatti chiedo subito al paziente, è scritto nel questionario, i genitori simili, no, totalmente differenti, non può essere un simile di anima, stai repertorizzando un ibrido e quindi eh, ci sono tutte queste sfaccettature, anche mentali, che fanno parte della medicina dei libri omopatici, del jack method. Quindi questo è veramente interessante, è più difficile trovare rimedi adesso che prima cercavamo il diciamo che prima cercavamo il simillimum. Adesso cerchiamo i simillimi che sono quattro. Quindi o tutti uguali o tutti differenti. Quindi questo è, diciamo, il nuovo approccio della medicina che dovrebbe avere l'unicista, perché deve essere unicista per conoscere i singoli rimedi e poi cerchi i simillimi che sono quattro. Quindi o tutti uguali o tutti differenti. Chiaramente se sono tutti uguali quando entra il paziente dice: Questo è un licopodium, lo vedi dell'atteggiamento. Se invece, perché conosci bene il l'icopodium nell'aspetto mentale e fisico, come cammina, no? lo, lo vedi. Oppure vedi una pulsatilla che entra a 200 metri dalla porta, è rossa con le felidi, quella è la pulsatilla, non puoi sbagliare. Quindi, però, non ce ne sono tante di pulsatille con queste caratteristiche somatiche quindi devi aspettarti di, di avere quindi un paziente quindi per lei la semiotica è molto importante assolutamente fondamentale io guardo prima, faccio la, lo screen lo vedo, faccio lo scanner del paziente appena lo vedo, appena sulla porta lo vedo, vedo come cammina come si siede, come si atteggia. oppure ci sono dei sintomi non verbali bellissimi, lo avevano già parlato no? il lapping to and fro della lingua velocemente lo fa un personaggio che è il marito della, della, dei Filippi Maurizio Costanzo. No? Sono sintomi veramente importanti perché non sono, sono, eh, non sono, non sono dei, dei sintomi eh, che eh, possono vedere tutti, come quello che si tocca alla punta del naso. Spesso è causticum, oppure l'alenasi la, è eh, tuvia, ha prodito qua alle nasi, oppure quello che protrude lentamente la, la lingua mentre parla lentamente. Quello è sulfur. Oppure quello che sta seduto continua a far così, con le gambe, l'avete mai visto? Sì. Ecco, lì c'è grafites, causticum, picopodium, non sono tanti i rimedi che hanno questo, questo restless city while, well. quindi questo, mh, ci sono, c'è un Perché professorone. Perché hanno tic, no? Non è un tic, eh? i no? tic sono altre cose che eh, guariscono con, con la medicina di Ah, bambini. pure quelli? Certo, vi fanno le smorfie, i tic di tutti i tipi. Fa parte comunque dei eh, sintomi non verbali, però sono veramente importanti perché sono, non, non sono opinabili, li vedi. Qualsiasi medico, ci sono milioni di medici e lo guardano, vedono che protrude lentamente la lingua. Oppure l'Achesis fa così. <ride> come il la, serpente, è il serpente <ride> dice, com'è possibile? Non lo so. Una cosa che non ho ancora capito è questa, come mai l'uomo è impregnato di quei rimedi, non lo so. Adamo ed Eva, perché avevano, mettiamo licopodium come mai si è impregnato il corpo di quel rimedio non lo so ci ho pensato tante volte magari ma magari le verrà l'intuizione non mi viene l'idea cioè oppure hai vissuto al mare tanti anni e dentro c'hai cioè un muriatico sei stato vicino alle paludi magari dentro ledum palustris che ne so natron sulfuricum un grande rimedio di traumi cranici e e la colonna ci sono dei rimedi che hanno dei trofismi specifici come i pericum nella frattura del coccige è un rimedio straordinario per questo tipo di patologia allora, scusa ti interrompo un attimo iperico non va dato per depressione spesso si dà iperico è per vero. depressione è errato il iperico è per i traumi nervosi del, del coccige eh, dai una martellata sul dito mm, ci sono delle, è un rimedio situazionale iperico non è da dare nelle depressioni è come, come accolito negli attacchi di panico è la stessa cosa io non lo, lo do, non lo darò mai. Non funziona. Cerco i costituzionali, ma no, analizzo la persona e la totalità e quindi per magia tutto si sistema. Bene, abbiamo fatto una puntata interessante. Ora è giunto il momento di dare tutti i riferimenti per poterla contattare. Lo ricordiamo ai nostri telespettatori che lei ora si trova a Lugano, in Svizzera. Il telefono per poterla contattare è questo 0041 78 930 7003. È un cellulare, ma verrete richiamati. Sì. Se eh, non risponde subito la segretaria oppure potete mandare una mail a docgiannotti Ricordiamo che lei è anche l'autore, eh, l'ideatore del Gag Method e potete trovare tutte le indicazioni all'interno del libro La medicina dei libri omeopatici che la trovate su Amazon. Eh, adesso è pronto anche con la nuova edizione in cinque lingue. Sì. Si è rinchiuso, è vero, in un convento per le vacanze? <ride> no. È stato a Natale che ho fatto nove giorni sabbatici e ho corretto tre libri. È stato un, un lavoraccio, comunque sono contento. Posso dire una cosa? Che il, il lettore non trova l'autoprescrizione la, cioè leggendo questo libro. Però era importante per capire il, 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 il Jack Method e capire cosa ci diceva Aneman, perché Aneman non è facile da leggere, sono riuscito a fare un testo abbastanza semplice, non è semplicissimo, che eh, racchiude proprio tutte quelle che sono le, eh, le idee di Aneman, quelle che sono i postulati, e, e, e poi ho aggiunto anche Mendel perché giustamente per fare la tradiunion fra Aneman, Mendel e Giannotti e poi un po' di medicina cinese che questa fa da collante al tutto e quindi sono riuscito a codificare un metodo che funziona sulle malattie croniche, questa è una cosa straordinaria, alcune volte dico eh, c'è questa medicina, sì, c'è, c'è, c'è. Ho avuto questa grandissima intuizione, lo ricordiamo e, e da lì sono partiti gli studi eh, dal dottor Aneman in poi, questo è venuto, non mi ricordo quanti anni fa, 20? L'intuizione è 2003. Ah, nel 2003. 2003. È Quindi stato pubblicato la anni. prima volta il libro 2013. Quindi chi va a rivendicare prima non è possibile perché. C'è uno scritto, quindi c'è un timbro. Dottore, io la ringrazio. Grazie a voi. Ricordo invito. ai nostri telespettatori che assieme al dottore Giovanni Giannotti c'è l'incontro mensile. Noi ci rivediamo quindi il mese prossimo. Se volete, potete rivedere la puntata sulla pagina dedicata al dottor Giovanni Giannotti sul nostro sito internet oppure sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buone prossimamente di serata. Grazie ancora, dottore, per la sua Grazie esperienza invito. e la sua disponibilità.